magica del Cairo è l'alba, prima che il rombo del traffico turbi l'armonia di cupole e minareti. Il profilo della città evoca l'antica grandezza e fa rivivere leggende che si perdono nei tempi. Nelle necropoli di Giza sorgono le più imponenti piramidi, dove le tombe di Cheope, Chefren e Micherinos sono i simboli più noti dell'architettura egiziana. La sfinge che il faraone Chefren ordinò di scolpire su una collina di calcare antistante la sua piramide, alta 20 metri e lunga più di 70, con una figura del corpo di leone e il volto del sovrano. La cittadella ospita la più spettacolare moschea del Cairo, dedicata alla memoria di Muhammad Ali, costruita a metà 800 in stile turco. La moschea è articolata da un cortile centrale con 6 porte di ingresso e 5 minareti diversi tra loro. In prossimità della porta El Nasser ferve la vita dei bazar, ciascuno dei quali è specializzato nella produzione e vendita di determinate mercanzie. Il museo egizio conserva gelosamente lo splendore del passato faraonico e dell'antica civiltà. Inaugurato nel 1902, occupa un edificio rettangolare a 2 piani. La parte più spettacolare del museo è il tesoro di Tutankhamen. La sua tomba fu scoperta a Tebe nel 1922. Leggendaria per la sua bellezza è la maschera funeraria tutta d'oro con il ritratto del giovane faraone. I templi di Abu Simbel, scolpiti in una parete di arenaria, costituiscono una delle più imponenti espressioni della maestosità dell'epoca faraonica.
fatte costruire da Ramesse II, ancora oggi conservano l'antico splendore grazie agli imponenti lavori patrocinati dall'UNESCO, che salvarono queste opere dalle acque del lago artificiale Nasser, che l'avrebbero sommerse dopo la costruzione della diga di Assuan. Ramesse II fu immortalato con queste parole: «I tuoi monumenti esisteranno finché esisterà la terra. Il tuo nome sarà ricordato finché esisterà il cielo». Il più lungo fiume della terra è il Nilo, 6.701 chilometri. Ha permesso fin dall'epoca dei faraoni la coltivazione dei terreni limitrofi, assicurando un'agricoltura prospera, organizzata con tecniche primitive. Sulle sue acque, le agili felluche sono state da sempre protagoniste assolute nei riti e nei commerci della storia dell'Egitto. Un inno così cantava: «Ti salutiamo, Nilo, tu sgorghi dalla terra per nutrire l'Egitto, fornisci cibo, porti abbondanza e da te nasce tutto ciò che è buono». Il tempio di Luxor, sulla riva orientale del Nilo, fu fatto innalzare dal faraone Amenofi II. L'antica Tebe, assieme a Karnak, concentra una grande quantità di templi. Il tempio di Kom Ombo, situato sulla riva destra del Nilo, è dedicato a due differenti divinità, al dio Sobek e al dio Karoeris. Vi sono dei bassorilievi su tutte le pareti.
Dalla terrazza si intravede il mercato e un bel panorama sul Nilo con gran movimento di battelli, visto che lungo il fiume sorgono tutti i maggiori siti archeologici. Ricavati dalla compressione degli steli di una pianta chiamata papiro, venivano disegnate figure e immagini di vita assieme ai geroglifici, scritture in uso nell'antico Egitto, decifrata dal francese Champollion nel 1822. Ideali custodi delle necropoli tebane sono i colossi di Mennon che raffigurano il faraone Amenofi III posto all'ingresso del suo tempio funerario. La Valle dei Re e delle Regine, che gli Egizi chiamavano Piazza della Bellezza. In una settantina di tombe riposano regine, principesse e principi di tre diverse dinastie. La costruzione di questo tempio funerario dedicato alla regina Hatshepsut è del tutto unica in Egitto. Ricavato in parte dalla roccia della montagna, è formato da tre terrazze collegate da una rampa centrale. È dedicato al dio Amon. Il viale delle Sfingi a Tebe collegava i templi di Luxor e Karnak e costituiva il tracciato lungo il quale si svolgevano le processioni rituali.
L'edificazione di questo tempio fu iniziata dai faraoni della 18ª dinastia, tra cui troviamo la tomba di Tutankhamen, rimasta inviolata fino al 1922, celeberrimo faraone fanciullo. Qui, tra le tombe più importanti rinvenute, figura anche quella di Ramsete II. Karnak, particolarmente imponente per lo splendore delle sue 134 gigantesche colonne. Il maestoso tempio è uno dei capolavori architettonici del Medio Regno, con la parte finale presso il Lago Sacro. Di fronte all'ingresso del Ramesseum risiede il frammento della statua di Ramsete II che aveva dimensioni colossali. Da Hurghada, dopo la visione dei monumenti sulle rive del Nilo, ecco i tesori che vanno conservati perché il passato ci svela qualcosa di noi stessi e ci mostra la via per il futuro.
le piramidi, la Sfinge, i templi di Luxor, Karnak e Abu Simbel. Rappresentano l'architettura egizia religiosa e funeraria. La prima per celebrare le divinità, la seconda per garantire l'immortalità dei faraoni per la conquista dell'eternità.